Oggi facciamo il rotolo di frittata con prosciutto per un facile e veloce secondo piatto. Abbiamo bisogno di prosciutto crudo finemente tagliato. Formaggio, uova, sale, una scodella, olio di oliva, una frusta ed una padella. Mettiamo le uova in scodella e cominciamo a sbattere. Aggiungiamo il sale, il formaggio, e mescoliamo accuratamente. Tagliamo finemente il prosciutto. Versiamo l'olio in padella. Mettiamo sul fornello e lasciamo riscaldare a fuoco alto. Per vedere se l'olio è ben caldo, facciamo la prova con qualche goccia di uovo sbattuto. È pronto. Mettiamo in padella il nostro preparato. Facciamo riscaldare per 1 minuto ed aggiungiamo il nostro prosciutto. Adesso lasciamo cuocere per 4 minuti a fuoco medio. Controlliamo se la parte sottostante è già cotta. Sì, è pronta. Possiamo arrotolare. Arrotoliamo fino alla fine. Non preoccupatevi se eventualmente si rompe un po'. Lasciamo amalgamare e giriamo. Togliamo il nostro rotolo di frittata cremosa dal fuoco e lasciamo raffreddare. Poi tagliamo a fette e serviamo a tavola. Che odore, che buona! Un sfizioso secondo piatto casereccio. Vi ringrazio amici per aver guardato il video. Se volete iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao, alla prossima!